Grande Fratello VIP, terza puntata. Katia Ricciarelli e la confessione su Pippo Baudo. Durante il terzo appuntamento del Grande Fratello VIP 6, con la diretta in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ha voluto parlare con Katia Ricciarelli. La cantante lirica è un vero vulcano, nella casa più spiata d'Italia. Tra le lezioni di canto ai suoi colleghi VIP, gli scherzi presi male e tanta allegria, si conferma una concorrente molto discussa, dentro, ma soprattutto fuori dalla casa. Per la chiacchierata con il timoniere del reality show di Canale 5, Katia ha parlato della sua storia, ma soprattutto di quelli che sono stati gli amori della sua vita. I suoi partner, infatti, sono stati sempre uomini illustri ed importanti. La donna si è lasciata andare dunque al racconto della sua vita privata, e tra i suoi amori spicca senza dubbio la figura di Pippo Baudo, il grande per eccellenza nel mondo della televisione. La Ricciarelli ha spiegato che il suo amore più importante è stato proprio lui, l'ultimo partner che ha avuto, e quello che non potrà mai scordare. I due si conobbero e dopo 5 mesi decisero di convolare a nozze e sposarsi. Katia lo definisce come il suo amore più importante e non è mancata di certo l'emozione in questo momento così speciale per lei e i telespettatori TV. Ma la concorrente del Grande Fratello VIP 6 ci ha tenuto anche a parlare direttamente a Pippo, lanciando un messaggio per lui di grande rispetto, fiducia e di un amore mai dimenticato in fondo. Parole che hanno lasciato davvero tutti senza parole. Katia Ricciarelli ha mandato un messaggio direttamente a Pippo Baudo, dicendo che gli vuole molto bene. La cantante trova banale ribadire l'affetto, eppure è sempre una cosa bella e importante. Per la donna, Pippo è un vero professionista, e se dovesse aver bisogno di qualsiasi cosa, lei sarebbe assolutamente pronta a correre, per andare da lui e per dare tutto il suo sostegno. Katia ha anche ricordato l'ultima volta che lei e il suo ex si sono incontrati. È stato in occasione di un evento all'Arena di Verona, durante la Traviata di Zeffirelli. Lei doveva percorrere i gradoni dell'arena ed è passata davanti proprio a Baudo. Il conduttore TV ha cercato di mettere in guardia Katia Ricciarelli, proprio da quei gradoni, dicendole di stare ben attenta, perché erano alti e molto pericolosi. Proprio in quell'occasione, nella bellissima città di Verona, quando Pippo ha dimostrato attenzione verso Katia, la Ricciarelli ci avrebbe tenuto a riabbracciarlo. Un abbraccio che evidentemente è stato pensato, ma non c'è stato, purtroppo. Chissà che non arrivi proprio durante il Grande Fratello VIP 6, questo tanto atteso gesto sarebbe una meravigliosa sorpresa per la concorrente della casa. Chiaramente, l'incontro potrebbe arrivare, più dopo la partecipazione di Katia, al reality show di Canale 5. Quello che è ovvio invece è che per la Ricciarelli, questo affetto nei confronti di Pippo Baudo non è mai passato. Forse si è mutato, da amore, a volersi bene, ma sicuramente è un bel sentimento, importante. E voi, che cosa ne pensate del messaggio che ha lanciato Katia Ricciarelli, al suo grande amore Pippo Baudo, dalla casa del Grande Fratello VIP? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.